Buongiorno a tutte e a tutti. Dopo diverso tempo che è passato, volevo un po' aggiornarvi sulla situazione Covid e sulle azioni che stiamo per intraprendere. Allora, innanzitutto i dati numerici che danno già un quadro. A ieri i dati su Paderno ci dicono che abbiamo 151 casi attivi contro ricoverati. L'anno scorso, in pari data, erano 537 i casi con 26 ricoverati. All'inizio però del mese scorso i casi a Paderno erano 35, quindi il dato che in questo momento pare stabilizzato è però un dato che è andato a incrementarsi. Abbiamo un dato importantissimo, il 94% di noi cittadini di Paderno si è vaccinato e quindi questo è un dato importante. Questa è la fotografia. Dobbiamo ricordare due cose. Innanzitutto, lo vediamo dalla stampa, non siamo usciti dal Covid, i dati lo dicono, anche se viviamo sicuramente una situazione più normale. Questa situazione più normale però non ci deve far dimenticare di essere prudenti, quindi di usare tutti quegli strumenti che abbiamo le mascherine quando servono nei luoghi affollati e quindi anche qui mi riservo, se non intervengono provvedimenti nazionali, di comprendere se è opportuno nei luoghi di affollamento obbligare l'obbligo delle vicende, dell'uso delle mascherine. Un appello, i nostri organismi di vigilanza e di studio ci dicono che di fatto da ieri è autorizzata la vaccinazione nella fascia 5-12 anni. È una raccomandazione che io faccio. Riteniamo veramente importante proteggere anche questa fascia di popolazione. I dati sono sicuramente scientifici, ci incoraggiano e quindi dobbiamo proseguire verso questo impegno. Adesso non occorre fare la terza dose, è di fatto non è solo un richiamo di vaccino, è il vaccino che ci protegge, che ci ha difeso fino adesso, va assolutamente fatta e per questo motivo permettetevi di dirvi che il prossimo 13 di dicembre sarà attivo sul nostro territorio un centro vaccinale proprio anti-Covid, che avrà una potenzialità di 500 vaccini al giorno. Devo ringraziare perché, guardate, veramente la città risponde sempre. In questo caso devo ringraziare la parrocchia di Santa Maria Assunta di Incirano, il parroco Don Mauro Barlassina che ci ha messo a disposizione il centro Cardinal Colombo. Ringrazio i volontari di quel centro che di fatto non lo aprono per metterlo a disposizione della comunità. Naturalmente i ringraziamenti non possono che essere estesi alla Clinica San Carlo, alla Croce Rossa, ai GORE, alle altre associazioni che ci daranno una mano. Il bellissimo esempio del Centro Don Bosco viene replicato alla Cardinal Colombo, quindi assolutamente importante. Un altro impegno che stiamo valutando, ci siamo accorti che il mondo scolastico vive con sofferenza. Il ministro l'altro giorno aveva detto con un caso tutti in DAD. Da questo punto di vista, stavamo lavorando per comprendere se il servizio delle farmacie pubbliche comunali potesse rispondere rapidamente alle esigenze delle scuole, di tutte le scuole della nostra città, di tutte le scuole. Quindi, adesso riprendiamo quel cammino e pensiamo di dare, una risposta importante. Permettetemi, certamente ci risentiamo per gli auguri di Natale e in quella occasione, penso di potervi dare buone notizie su altri due argomenti, uno importantissimo quello del ponte e l'altro altrettanto importante come il futuro della nostra, Palazzo Sanità che potrebbe avere uno sviluppo che io ritengo molto positivo. Intanto, prudenza, attenzione, vacciniamoci e buon fine settimana a tutti e buon Sant'Ambrogio.